Cari amici del tubo, bentornati qui su Canici Simius, ragazzi. Siamo qui con un nuovo episodio della My Career. Siamo belli carichi, pronti per andare a giocare la nostra prima partita in trasferta con i New York Knicks per quest'anno. Ho già giocato per conto mio una partita in trasferta che mi sembra abbiamo vinto, ma andiamo a giocare la prima assieme qui sul canale in trasferta. Prima però siamo qui, ragazzi, nel menu principale, perché ho lasciato questo giorno libero, il 14, mentre andiamo a giocare contro i Pacers in trasferta. Abbiamo vinto con i Timberwolves, abbiamo perso in casa con Detroit, non so bene come. Dobbiamo andare a fare in questo ristorante elegante con Paul George. Vediamo un po' che succede, se magari ci dà qualcosa di fico. Ehi là, vecchio, grandissimo, sempre con questo berretto molto tamarro al contrario con i Knicks. Probabilmente ci regalerà solo un selfie, poi andiamo a giocarci con lui alla Bankfield House Arena. No, semplicemente 4.000 tifosi. Vabbè, vabbè, dai, sarà per il prossimo incontro allora. E niente, raga, andiamo a giocarci questa partita e cerchiamo di vincere. Abbiamo un record di 4-2 finora, quindi buono ma non ottimo. Ovviamente si sa che con una nuova squadra alla partenza non sarebbe stata fantastica. Giochiamoci questa qua New York, classica trasferta che tanto non l'abbiamo ancora mai usata praticamente quest'anno. Loro hanno Michael Carter Williams, Monta Wildis, Paul George, Dio Sian, Miles Turner. Più o meno sempre quelli. Quinta squadra come generale, let's go. Chris, you ready for tonight? Whew, always, man. My game's never been better. Maybe. I'll believe it when I see it. All right. We'll prepare for an awakening then. You're gonna be a believer by the end of the first quarter. Love the confidence, Prez. See you out there, bro. Ok, signori, si parte. Bankfield Health Arena, finalmente in trasferta. Cominciamo con la palla in Indianapolis. Siamo in cattura su Monta Ellis, che è uno veramente difficilissimo da marcare nella carriera, soprattutto visto il mio 60 e passa in generale. Qui subito un bel tiro da sotto per loro. Hibbert fa partite da Defensive Player of the Year e altre partite da Handicap Player of the Year, praticamente. Bene, la partenza, come nelle ultime partite, è di quelle giuste. 9-0 sotto, subito un bel parziale da prendere. Adesso, come si chiama, blocco cieco, è solo, grazie, grazie, ci sblocchiamo. Madonna, mezz'ora io ho dovuto dire. 9-2, e veramente nelle ultime partite stiamo partendo male e non stiamo giocando bene. Abbiamo collezionato vittorie, sì, ma mai convincenti, non so come dire, ecco. Bravo Justice, bravo Justice. No, non sbagliarlo, ti ammazzavo. Dio santo, mi sono veramente cagato addosso. Vabbè, primi due per noi, finalmente mettiamo anche qualcosa a referto. Sta partita qua non è cominciata proprio benissimo, diciamo così. Guarda che dormite, 15-9. Siamo ancora in partita, per fortuna. E altri due schiacciati. Taglio davanti a Montaigne che dorme. Sarà un forte attaccante, ma anche uno scarso difensore. Oh, finalmente ci facciamo notare questa partita. 15-11. Bella palla, Hibbert. Bella palla, siamo arrivati. Ok, ufficiale, siamo arrivati in partita. 4 punti e un assist consecutivi. Riportiamo a meno 2 i Knicks. Molto bene. Primi cambi per i Pacers, anche ci danno la palla nel frattempo. E c'è Deron Williams qui ai Pacers. Attenzione, raga. Minchia, che scambietto. Cos'è sto schema? Ok, un pick and roll semplicissimo tra me e il buon Porzingod. E poi penso bene di buttare via la palla. Prima il contropiede ai Pacers. Porca puttana, stoppalo, ti prego. Ok, finalmente facciamo un'azione difensiva. Mangiamo la palla a chiunque sia lì. E poi perché non la prendete? Perché non la prendete e mi fate fare una palla persa? Ma perché? Ma che problemi ha sto gioco ogni tanto? Ci cambio, ragazzi, scusatemi, ho già simulato, rientriamo a meno 11, che coglioni. Perché sono 3 partite di fila che partiamo di merda, ragazzi. E poi dobbiamo sempre andare al recupero. Qui la passo perché non si sa perché, la bella ritiro, sono ancora solo. Ci prendiamo il tiro e lo sbagliamo. Cominciamo di merda anche il secondo quarto. Non capisco perché dobbiamo sempre cominciare prendendo parziali di 10-12-0 a inizio partita. Sono 3 partite di fila che cominciamo così, E adesso George ovviamente fa sempre canestro meno 13. Vai, bravissimo Mike. Bravissimo Mike, vai a farti sta schiacciata. Va bene, c'è Anthony, fai la. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine. You just can't get into it because they would never. Oh, un bel passaggio per Hibbert. Dai, meno 9, meno 8, anzi, dai, siamo ancora lì, raga. Siamo ancora lì, nonostante una partitaccia vergognosa finora. Dai, buttiamoci dentro, qui sulla linea di fondo, subiamo il fallo, ok, dai, terzo fallo di Miles Turner, una buona notizia finalmente in questo primo tempo. Andiamo a mettere 2 punti magari in lunetta, rilascio perfetto sul primo. In 6 partite abbiamo sbagliato un tiro libero, per farvi capire.
Stavamo per sbagliare il secondo, adesso appena l'ho detto. Meno 8, 6 punti, ci sbloccavamo un po' un primo tempo veramente inguardabile da parte nostra. Olè, palla giusto il tiro, rilascio perfetto. Meno 9, ma sì, ok, è buono andare magari al riposo sotto la doppia cifra di svantaggio, ma abbiamo avuto occasioni su occasioni su occasioni per tornare veramente a contatto e siamo ancora a meno 9. Ok, bravo già, si sente one, cazzo, dai. Un po' di orange juice anche in questa partita, 9 punti per lui, 8 per me, dai così. Arriva in doppia cifra Justice, siamo sotto di 6. Ok, un minimo segnale di vita, adesso è uscito Paul George, quindi speriamo magari di tornare definitivamente a contatto in questi due minuti, ma temo sarà tipo la nostra ultima azione. Ultima azione del secondo tempo, finiremo sotto, ma comunque viste le... visto com'era cominciato il secondo... Derek, scusa, ma non te la passo. Visto com'era cominciato il secondo tempo, è un lusso essere sotto di così poco. Eccolo Justice che sale per la tripla, per il meno uno la sbaglia, peccato, non era un bellissimo tiro. 5-2... 4-8 a fine primo tempo, un primo tempo imbarazzante da parte nostra. Ragazzi, cominciamo il secondo tempo, palla in mano, meno 4, ripeto, un successo per come si era messo il primo tempo. Qui subito un bel crossover contro Monta Ellis, ci buttiamo dentro, prendiamo due tiri liberi. Molto bene, ottimo modo per cominciare il secondo tempo, due tiri liberi che sono la nostra specialità, anche se qui sbaglio il secondo durante la stagione regolare. Sta partita qua è veramente una merda finora. Andiamo 0-2, no. 1-2 e comunque riportiamo a un solo possesso di svantaggio i New York Knicks. Oh, dormita altra, ancora Monta Ellis pescato mentre dormiva in difesa. Altri due tiri liberi per noi ragazzi, vediamo se riusciamo a sbagliare. Sembra la partita giusta, arriviamo alla doppia cifra finalmente. Rilascio perfetto sul secondo che prende tre volte il ferro anche. Meno 4 ancora. Ancora dentro, ancora dentro, ancora dentro. Ok. Oh, l'abbiamo cominciato in tutta un'altra maniera questo secondo tempo, cazzo. Dagli è così, porca troia. Meno 2. Meglio. In transizione con la bomba. Del più 2 finalmente. Eccoci qua col prozialino di 7-0. Dagli è così, raga. 6-2-6-0. E qui subito a prendere un gioco da 3 punti. No, per fortuna no. Buon fallo di Carmeluzzo, che però in difesa è vergognoso questo gioco. Ci cambiamo tra l'altro completamente a vanvera. Dopo aver fatto un bel parziale entreremo sotto. Non avevo mezzo dubbio che succedeva questo. Sta partita non andrà molto bene, ve lo dico. Meno 8. Ultimi secondi del terzo quarto, ragazzi. Li cominciamo da meno 10 di nuovo, mi verrebbe anche da dire. Di nuovo meno 10. Facciamoci dare sta palla e che si levino tutti dai coglioni, perché mi sono rotto qua. Sti cazzo di schemi, cose che tanto non funzionano. Prendiamoci sto tiro di merda qua dall'angolo. Sbagliato. Meno 10 a fine terzo quarto. Mi stanno un po' girando le palle oggi, perché... Ultimo quarto in partenza, cominciamo da meno 10, spero solo di non sbaccare perché sennò mi incazzerei come una bestia, stiamo giocando di merda, più che altro 86 punti presi in un quarto dai Pacers, Cristo santo, non si sa come li abbiamo fatti. Bello, bello così, dai, meno 8, assist, cerchiamo almeno di fare una doppia doppia, i 30 punti oggi le vedo dura perché stiamo facendo una partita abbastanza alquanto vergognosa. No, zappa qua, no, sì, andate a fanculo voi i vostri schemi. Meno 9 ancora. Bello, bello, cosa abbiamo sbloccato? Finalizzatore Lobsit, abbiamo fatto 4 alley-oop in tutta la carriera, però finalizzatore Lobsit, va bene. 9-8-8-6, stiamo per sbaccare ragazzi, tranquilli. A few moments later. Raga, siamo tornati a meno 9 con i miei 2-2 tiri liberi. Ci sto provando, cioè nel senso, sto cercando di fare tutto quello che si può per rimontare sta partita che mi sa, mi spuzza già di persa. Cerchiamo di non far segnare Monta Ellis in qualsiasi maniera possibile immaginabile adesso, occhio perché Shot Clock Cheese colpisce spesso. Prendila ti prego, bravissimo Porzingis, dammela qui. Justice, ti prego. Ti prego, Justice, ti prego. Meno 5. Ok, che cazzo. Bravo, Justice. Finalmente, Dio santo. Finalmente. Calma. Calma, occhio al raddoppio. Anthony, stai là. Ti prego. Ti prego, che la riapriamo. Ti... Vi ho sbloccato l'Orange Juice, ragazzi. Meno 6. E il problema è che adesso porta sulla palla Paul George, quindi non possiamo neanche pressarlo. C'è proprio la sfiga nella sfiga nella sfiga. Vediamo di, non so, cercare di fare qualcosa. Cerchiamo di non far segnare Michael Carter Williams, che sarebbe alquanto imbarazzante. Tiraccio di Paul George, sbagliato. Non riusciamo a prendere rimbalzo. La prende
Porzingis, tiriamoli via dalla le mani dalla palla finalmente. Ok, ok, fallo. Ottimo, ottimo fallo. Andiamo a tirare con Justice, rilascio perfetto, stiamo tirando noi. Meno 5 ragazzi, meno 4 probabilmente, meno 4, bisogna fare una difesa però adesso. Eccola qui la difesa, eccola qui la difesa. Si sa che noi con i recuperi siamo a tutta raga, siamo a tutta raga. Occhio al raddoppio, ci raddoppieranno di nuovo, lo sapevo. No, no, ho premuto il tasto, palla contesa, vaffanculo. Adesso contro Montaigne non saltiamo un cazzo noi. Dai, ti prego. Oddio, palla contesa, se non la prendiamo abbiamo perso la partita. E non la prendiamo, ovviamente. Raga, ho scelto di spendere il fallo. Possiamo chiamare timeout? Oh! Perché non stiamo chiamando timeout? Che cazzo di problemi abbiamo? Perché non chiamiamo timeout, raga? No, no, vabbè, io queste cose non le capisco. Non le capisco, dalla già a Mike. Ok, buono così, dai, meno 3. Adesso cerchiamo di farla prendere a... non a Paul George, ovviamente. Non a Paul George, ovviamente. No, raga, dai, svegliatevi. Nope. No, vaffanculo, vaffanculo. Vabbè, 27-11, tra recuperi e due rimbalzi, per l'amor di Dio, una signora partita, però persa in trasferta. Ma male, male, malissimo, raga, malissimo. Cos'è? Avevamo cominciato così bene le prime due, adesso porca 3 a 4-3 dopo 7 partite. Speriamo che si migliori durante l'anno, se no qua è lunga raga, è lunga. New York è sempre una piazza difficile, anche nei giochi, porca troia. Eccoci qua ragazzi nel menu principale, siamo tornati dopo questa sconfitta. Adesso ci rigiochiamo contro Indiana, tra l'altro in casa, così, back to back. Qui vuoto, sembrerebbe, il giorno libero. E niente ragazzi, penso che torneremo con la partita di Houston in trasferta contro il Barba per la sfida incredibile tra il Press e il Barba, due dei migliori realizzatori dell'NBA. Io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se mi sono un po' incazzato, a me non è piaciuto tantissimo, ma spero che magari a voi sia piaciuto. Un bel mi piace, iscrivetevi, condividete il video e ci vediamo domani con un nuovo video.